Buongiorno, oggi parliamo di un artista che si chiama Matthew Day Jackson, è un artista nato nel 1974 in California, che vive e lavora a Brooklyn. Matthew Day Jackson è un artista di cui la collezione ha diverse opere in archivio, sono sei opere e diverse di queste sono state esposte in mostre temporanee nel corso degli anni qui in collezione, da Transitions nel 2009 fino a Industriale Immaginario nel 2015, dove è stata presentata anche l'opera di cui parliamo oggi, si intitola Cult of Death, è del 2007. In quest'opera, come eh, in praticamente tutte le opere eh, dell'artista, troviamo molti materiali differenti, molti materiali eterogenei, anche particolari. Eh, in questo caso, fili di lana multicolore, composti quasi come se fossero un mosaico o un intarsio, troviamo delle parti di formica e tutto su una base eh, linea, su un pannello, su una tavola, che viene utilizzato proprio anche come eh, materiale per la costruzione dell'immagine. Partendo appunto da eh, delle, delle zone che, che identificano un disegno, l'artista procede a utilizzare i materiali per andare a creare pezzo dopo pezzo, parte dopo parte, l'immagine finale. In altre opere, l'artista ha usato materiali anche preziosi, appunto particolari, come la madreperla, come l'orecchia di mare, che è un mollusco, o la gomma lacca, le resine, ma anche materiali di scarto, materiali destinati alla distruzione, anche con un gesto etico per donare una nuova vita a questi materiali. Al centro dell'opera di Cult of Death eh, vediamo questa ciotola, questo recipiente che sembra pieno di un liquido scuro, creato con una lamina mh, stampata in digitale. Questa ciotola e tutta diciamo, l'iconografia di quest'opera sono riprese da una copertina della rivista Time. Del 4 dicembre del 1978, che era dedicata a un evento terribile che, che era successo e avvenuto nel novembre dello stesso anno in Guyana, nell'America meridionale, a Johnstown. È stato uno dei insomma, più, più, più forti, più terribili suicidi di massa della storia. In un solo giorno persero la vita più di 900 persone erano adepti di un movimento religioso fondato da Jim Jones, da un reverendo che eh, in quel giorno appunto invitò eh, tutte le persone aderenti al Tempio del Popolo, questo era il nome del, del movimento, a, somministrar, a, a somministrare, a farsi somministrare delle dosi letali eh, di Cianuro e ovviamente a perdere la vita tutti insieme, tutti nello stesso, nello stesso momento. Questo avvenne a Johnstown nel padiglione centrale della comunità. Dopo aver assunto il veleno, le persone venivano accompagnate all'esterno del padiglione lungo una passerella di legno eh, per appunto eh, sdraiarsi sostanzialmente in attesa della morte. Questo evento tragico ebbe un eco molto forte a livello internazionale, ma soprattutto nell'opinione pubblica degli Stati Uniti, tanto che venne coniata l'espressione cult of death per riferirsi a questo, a questo avvenimento: culto della morte. Quest'opera è un esempio del grande interesse che Matthew Day Jackson ha nei confronti del, degli eventi, specialmente degli eventi iconici che hanno avuto una forte risonanza della storia, in particolare della storia americana. Eh, tutto quello che, come dire, ha ancora eh, un effetto o pone delle riflessioni anche nella società contemporanea a livello sociale, economico, eh, di, di, culturale, anche religioso. Questa opera, Cult of Death, era stata esposta per la prima volta in particolare in una monografica, in una mostra dedicata all'artista nel 2008 dal titolo Terra Notes, in cui l'artista si focalizzava proprio su alcuni temi chiave dell'esistenza, sulla nascita, sulla morte e sulla fede. In effetti il tema della morte torna molto spesso nell'opera di Matthew Day Jackson, però spesso è legato e intrecciato indissolubilmente a anche una riflessione sulla invece forza vitale e creatrice, della vita e dell'arte, quindi l'arte, sia materialmente che spiritualmente, è qualcosa che ci offre una possibilità di trascendenza.